possibile che proprio oggi la mia compagnia arrivi in ritardo all'appuntamento col proprio comandante? Come mai questo ritardo? Adesso voglio sapere da ognuno di voi perché avete fatto ritardo. Comandante, ieri sono andato da mia zia, che poverina è tutta sola, cosa faccio? La lascio da sola. Sono andato da mia zia, poi stamattina mi sono svegliato, ho visto che era l'ora di venire al lavoro, sai cosa ho fatto? Mi sono messo in macchina, ho acceso e si è spenta la macchina. Allora ho visto che c'era lì un cavallo, per arrivare in orario, ho preso il cavallo, andava benissimo, Ho fatto la prima curva, benissimo. Alla seconda scivola, cade, sbatte la testa e muore. E allora sono dovuto venire a piedi. Ho capito. E invece te, perché sei arrivato in ritardo? Anch'io ho una zia che poverina è tutta sola e che faccio? Non vado a trovarla, poverina è sempre sola. Prendo la macchina, l'accendo, parte, dopo un po' si ferma e vedo un cavallo, ci salgo sopra e alla prima curva tutto bene, alla seconda scivola, batte la testa e muore. Oh, che strano. E te invece, perché sei arrivato in ritardo? Ho una zia che vive da sola, sono andato a trovarla. Immaginavo. Sì, ieri sera. Poi stamattina comunque ho preso la macchina, ho provato a mettere in moto, non cambio le candele da molto. E ho preso la macchina, non partiva, allora ho preso un cavallo che ci va lì. Ho fatto la prima curva, tutto bene. Seconda curva, impennato, è caduto, è battuto la testa, muore. Oh, e quindi è arrivato in ritardo. E quindi sono arrivato in ritardo. Ho capito. Ovviamente anche te immagino che sei arrivato in ritardo perché è una zia. Ti si è spenta la macchina? No, la macchina funzionava. Ah, e cosa è successo allora? Alla prima curva tutto bene, fatta sgommata con freno a mano. La seconda, mica il giro, c'è una montagna di cavalli morti. Oh mamma. Salve dottore, ha qualcosa contro la tosse? No, contro la tosse no. Se deve tossire può tossire. Contro l'influenza sì, qualche volta. Ma con la tosse no, poveri. Salve, mi puoi dare un biglietto? Per? Favore. Per? Gentil cortesia. Per? Dai, per piacere. Un biglietto mi deve dare. Per? Gentil cortesia. E to, tieni il biglietto. Grazie. Summer life, summer life.